Siamo esseri umani e non c'è niente di sbagliato nel fare errori di tanto in tanto, a meno che naturalmente non parliamo di disattenzioni talmente gravi da essere costate vere e proprie fortune. Ci sono sbagli troppo costosi ed imperdonabili e oggi vi parlo di 10 errori tra i più costosi della storia. Prima di iniziare, ricorda di iscriverti ed attivare le notifiche per non perdere i prossimi video del canale. Numero 5. Il grattacielo che ti frigge. Quando il grattacielo walkie-talkie fu costruito a Londra, spiccò tra gli edifici più alti per il suo insolito design a specchio e una forma simile ad un walkie-talkie. Ma presto le persone si resero conto che il lato sud dell'edificio, riflettendo a terra i raggi del sole come una grande lente di ingrandimento, scaldava un'area di circa 30 metri, portando la temperatura a quasi 70 gradi centigradi. Pensate che in condizioni naturali l'aria non raggiunge quella temperatura in nessun luogo della Terra. Ma la struttura ottenne ancora più notorietà quando una persona, dopo aver parcheggiato la sua Jaguar sul lato sud dell'edificio, tornò a prenderla e si accorse che si stava letteralmente sciogliendo. Ma quest'uomo non è stata l'unica vittima. Infatti, i raggi prodotti dal riflesso dell'edificio sono in grado di sciogliere tutti i tipi di oggetti sulla strada. Stando ad alcuni video che circolano su internet, sarebbe pure possibile cucinare un uovo. La costruzione di questo costoso edificio ha richiesto la somma di circa 260 milioni di dollari. Numero 4. La vendita dell'Alaska. Potrebbe sembrare sorprendente, ma l'Alaska, prima di entrare a far parte degli Stati Uniti, apparteneva all'impero russo. Infatti, le persone del vecchio mondo che avevano messo piede in questa terra nel lontano 1732 erano ricercatori russi. L'area, quando fu ceduta, si estendeva per 1.600.000 km² ed era praticamente inesplorata. I costi avrebbero certamente superato i benefici. La regione era troppo lontana dal resto del paese e quindi più vulnerabile a un'invasione, cosicché alla fine del 1867 l'impero russo decise di vendere quella terra agli Stati Uniti. Il prezzo d'acquisto venne fissato in 7 milioni e 200 mila dollari americani, equivalente a circa 100 milioni di euro attuali. Direi un prezzo incredibilmente ridicolo se pensiamo alle risorse trovate più tardi in Alaska. Questo stato è infatti diventato un vero tesoro nelle mani degli Stati Uniti, essendo ricco di metalli non ferrosi, oro, carbone e petrolio. Siamo certi che in Russia rosicano ancora oggi, quando pensano alla somma di denaro persa rinunciando all'Alaska. Numero 3. Il ponte che balla. Tra la fine del 1998 e l'inizio del 99, a Londra inizia la costruzione di un ponte pedonale sul Tamigi, il Millennium Bridge, costato oltre 24 milioni di dollari. Venne ultimato il 10 giugno del 2000. Il ponte fu inaugurato alla presenza della regina Elisabetta d'Inghilterra e in quel giorno circa 100.000 persone lo attraversarono. Ma dopo appena 2 giorni dall'apertura, il ponte venne chiuso a causa di inaspettate vibrazioni causate dal gran numero di persone che lo impegnavano e che addirittura cercavano di camminare in maniera sincronizzata con l'oscillazione, creando così un fenomeno di risonanza, che si manifestava anche quando il ponte era poco frequentato, ad esempio all'inizio della giornata. Per risolvere il problema hanno imposto un limite di persone che potevano attraversare contemporaneamente il ponte, creando però enormi code. Alla fine la struttura fu chiusa e per risolvere il problema vennero spesi ulteriori 6,5 milioni di dollari per installare degli smorzatori idraulici che contrastassero le oscillazioni. Il 22 febbraio del 2002, dopo un periodo di prova, il Millennium Bridge venne finalmente riaperto. Numero 2. Il sottomarino troppo pesante. Il sottomarino S-81 Isaac Peral attualmente dovrebbe essere una delle più grandi navi nella marina spagnola,
ma durante il processo di costruzione si sono accorti che il sommergibile non solo era imponente dall'esterno, ma anche 75 tonnellate più pesante di un normale sottomarino. Secondo gli ingegneri di Navantia, la società spagnola di costruzione navale responsabile della sua progettazione, quella massa in eccesso è sufficiente per impedire ad Isaac Peral di riemergere con successo una volta sommerso. Per salvare il costoso progetto, i creatori hanno deciso di aumentare la lunghezza della nave in modo da ridistribuire correttamente il peso. Questa decisione, oltre ad essere molto difficile da realizzare, è piuttosto costosa. Infatti lo scherzetto è costato agli spagnoli circa 300 milioni di euro. La costruzione del sommergibile, iniziata nel 2005, continua fino ad oggi e si prevede che entrerà a far parte della flotta spagnola soltanto nel 2022. Numero 1. Lo specchio del telescopio Hubble. Quando fu lanciato questo incredibile telescopio spaziale nel 1990, le aspettative erano enormi. Avrebbe infatti permesso di vedere con una nuova e migliore prospettiva le galassie più lontane. La sua realizzazione e messa in funzione ai tempi costò circa 5 miliardi di dollari. Il progetto era ambizioso, la precisione richiesta durante la costruzione elevatissima. Un paio di settimane dopo il lancio arrivarono finalmente le prime immagini, tanto attese, dal nostro osservatorio orbitale. Erano davvero uno schifo clamoroso. Il problema risiedeva all'interno del gigantesco specchio del telescopio. Infatti fu commesso un grossolano errore di calibrazione. Si trattò di un'imprecisione nell'ordine dei nanometri, che fu tuttavia sufficiente per rendere un investimento milionario fondamentalmente inutilizzabile. Hubble risultava infatti completamente miope e non riusciva a mettere a fuoco le immagini. Inoltre, il fatto che il telescopio si trovasse in orbita attorno alla Terra ad oltre 500 km di altitudine non rendeva possibile risolvere il problema direttamente, cosicché si decise di costruire una specie di lente per correggere l'errore, insomma, una specie di occhiali. Dopo 3 anni ed ulteriori enormi investimenti, una missione spaziale riuscì a sistemare la situazione installando questi occhialoni sul telescopio che finalmente entrò in funzione. Quale tra questi incredibili errori vi ha colpito di più? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Se il video ti è piaciuto lascia un like, condividilo e non dimenticare di iscriverti al canale. Grazie della visione.